Stellantis a Termoli, nuova cassa integrazione bufera negli Stati Uniti sull'amministratore delegato Carlos Tavares. In Italia i sindacati chiedono l'intervento di John Elkann. In Molise, nuovo periodo di ammortizzatori sociali. Docenti di ruolo insufficienti per la CGIL, sono 175 le nuove immissioni per gli insegnanti, ma per il sindacato è un numero che non garantisce la copertura, sottostimato anche il personale tecnico. La beffa dopo i danni, gli automobilisti non saranno risarciti, a Isernia alle assicurazioni si rifiutano di pagare. Non è una denuncia contro ignoti, dicono, il responsabile è stato individuato e ci si può rivalere su di lui. Matrimonio dell'Ottocento riproposto a Baranello, in costume d'epoca spose e sposi hanno sfilato per le strade del paese. Poi nella chiesa madre la celebrazione delle nozze di due secoli fa. La Calena ripescata in promozione, la squadra di Casa Calenda parteciperà al campionato cadetto regionale. Nella Coppa Divisione di Calcio a 5 il CUS a settembre contro il Sulmona. Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi dalla nostra redazione. Dunque, in apertura parliamo della bufera che negli Stati Uniti si è abbattuta su Carlos Tavares, l'amministratore delegato del colosso di Stellantis del settore auto. Una polemica sollevata soprattutto dall'organizzazione sindacale più potente in America, che ha avuto ovviamente ripercussioni anche in Italia. Il sindacato dei metalmeccanici della UIL ha chiesto l'intervento di John Elkann. Intanto da Termoli arriva la notizia di un nuovo periodo di cassa integrazione e ovviamente la preoccupazione per quello che sta accadendo nelle ultime ore. Sentiamo Andrea Nasillo con i particolari. Nel mirino della forza sindacale americana c'è Carlos Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, criticato con forza, ma non solo. Si è diffusa anche la notizia che alcuni azionisti hanno deciso di fare causa all'azienda, che non sarebbe stata chiara con loro, sulla reale situazione del colosso dell'automotive. Scenario internazionale e relative preoccupazioni che si riflettono anche in Italia. Il segretario della UILM, Rocco Palombella, ha chiesto nelle scorse ore al presidente John Elkann di fare chiarezza sulla gestione della società da parte di Tavares. Per il sindacato da tempo c'è stato un cambio di passo negativo da parte di Stellantis e le risposte finora ricevute dall'azienda e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy non sono servite. Palombella vuole che la presidenza del Consiglio convochi direttamente le parti. Nei fatti il gruppo sta affrontando una crisi che coinvolge non solo i numeri ma anche i lavoratori, le loro famiglie e in ultima analisi l'intera comunità. Le fabbriche stanno lottando per mantenere una produttività soddisfacente. Aumenta la cassa integrazione e mancano nuovi modelli. A Termoli, dopo le ferie estive, i primi dipendenti rientrano domani in fabbrica, ma è un'estate particolare nell'incertezza che deriva da un lato dallo stop almeno fino a fine anno del progetto per la realizzazione della Gigafactory, dall'altro l'assenza di garanzie formali. Gli operai del motore Fire rientrano il 26 agosto, ma da quella data scatterà la cassa integrazione fino a metà settembre, stop dal 3 all'8 settembre in via cautelativa anche per i reparti T4, V6 e GSE. Sul piano internazionale Stellantis, ma soprattutto Tavares, nella bufera. Le nostre preoccupazioni ripetutamente espresse non erano quindi infondate. L'attacco proveniente dagli Stati Uniti non deve essere sottovalutato, considerando, ha detto Palombella della UILM, l'importanza di quel mercato per Stellantis. Svoltato il giro di boa dell'estate, si intravede l'inizio della scuola, non è una data imminente, ma insomma all'orizzonte si comincia adesso già a parlare del nuovo anno scolastico. Lo fa anche la CGIL, che definisce insufficiente il numero degli insegnanti inseriti a ruolo. In Molise sono 175, secondo il sindacato è sottostimato anche il numero del personale tecnico e amministrativo. Sentiamo Tonino Danese.
Si avvicina la riapertura delle scuole il 12 settembre. Il ministro dell'istruzione ha pubblicato il riparto delle immissioni in ruolo. Per quanto riguarda gli insegnanti, in Molise sono 175, 112 in provincia di Campobasso e 63 in quella di Isernia. La ripartizione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle disponibilità di posti, graduatoria ed esaurimento e concorsi, prevede per la secondaria di secondo grado, le superiori, 103 nomine a tempo indeterminato, di cui 5 sul sostegno. A seguire la secondaria di primo grado, le medie con 31 nomine, di cui 3 su sostegno, poi la primaria con 22 nomine, delle quali 2 su sostegno e 2 su educazione motoria, e infine l'infanzia con 19 nomine, di cui 1 su sostegno. Le assunzioni previste, ha spiegato Pino Lafratta, segretario regionale della CGIL, Federazione Lavoratori della Conoscenza, non basteranno in ogni caso per dare risposte alle esigenze di stabilità e organico delle scuole molisane, in particolare sul sostegno. Bisogna, ha continuato il sindacalista, rettificare il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo, includendo tutti i posti vacanti e disponibili e l'istituzione di graduatorie permanenti per chi ha partecipato al concorso 2023 superando tutte le prove. In Molise inoltre sono 68 su 205 posti disponibili le immissioni in ruolo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. Di questi sono 45 in provincia di Campobasso e 18 in quella di Isernia, ai quali si aggiungono i 5 posti di direttore dei servizi generali amministrativi. Per gli ATA chiediamo un incremento di organico e stabilizzazione per consentire alle scuole di affrontare meglio le tante incombenze quotidiane, ha affermato sempre Pino Lafratta. Siamo totalmente insoddisfatti, ha aggiunto, per il permanere del limite di assunzioni è legato alla copertura del solo turnover. A livello nazionale è necessario un impegno politico preciso per un intervento normativo e a livello locale, ha concluso Lafratta, confermare perlomeno l'organico dello scorso anno, verificando insieme agli ambiti territoriali provinciali le esigenze delle scuole alla riapertura, così da prevedere l'attribuzione di ulteriori deroghe. Il Molise è diventata una regione per ricchi, lo sostiene il segretario di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo, che punta il dito contro la sanità e i trasporti, che non offrono, secondo lui, più un servizio pubblico adeguato. Intanto Trenitalia ha annunciato che rimborserà il biglietto ai passeggeri che erano rimasti a piedi sul treno Isernia-Campobasso e che non erano riusciti a completare il viaggio. Sentiamo. Il Molise pare diventata una regione per ricchi, fa la voce grossa Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana, e mette sotto accusa la sanità e i trasporti, due settori di vitale importanza in cui, secondo Notarangelo, il servizio pubblico in Molise è assente. Ormai, ha sottolineato il segretario, la politica sembra aver abdicato ai privati sia per quanto riguarda le cure che per i trasporti, e così è l'equazione di Notarangelo. In Molise i ricchi si curano nelle cliniche private e viaggiano sui loro mezzi di proprietà super accessoriati, mentre la gente comune si imbatte nel servizio pubblico disastrato. Serve, è la conclusione dell'esponente di Sinistra Italiana, una rivoluzione culturale per un nuovo assetto sociale. Intanto, a proposito di trasporti che non funzionano, Trenitalia ha fatto propria la rimostranza della Regione Molise riguardo ai disagi che hanno dovuto sopportare qualche giorno fa i passeggeri del treno Isernia a Campobasso, che in pratica sono rimasti a piedi senza poter concludere il viaggio. Trenitalia rimborserà il costo del biglietto ai passeggeri dell'Isernia Campobasso che, rimasti a piedi a causa di un disservizio, non hanno potuto proseguire. Trenitalia ha comunicato alla Regione di aver accertato la mancata effettuazione del servizio, emettendo contro Bus Italia contestazione con applicazione della relativa penalità, come previsto dall'accordo quadro che regolamenta i servizi autobus in emergenza. Trenitalia inoltre ha affermato come, per quanto concerne il mancato presidio da parte del personale di accompagnamento treno e la mancata attivazione di un servizio di emergenza, è in corso un approfondimento interno. La polizia ha intensificato i controlli sulle strade in questo periodo. Dal 1 luglio ad oggi gli agenti della stradale di Campobasso hanno controllato 725 auto e 983 persone. Di queste 300 sono state sottoposte ad alcol test, 420 sono state le violazioni al codice della strada e 18 le patenti ritirate. Tra le violazioni più frequenti che sono state riscontrate dalla polizia stradale ci sono il superamento dei limiti
di velocità, sorpassi non consentiti, l'utilizzo del cellulare mentre si è alla guida. Le operazioni di controllo, fanno sapere dalla Questura di Campobasso, proseguiranno anche nei prossimi mesi. Dopo il danno è arrivata la beffa. I cittadini di Isernia, proprietari delle auto che sono state danneggiate dallo straniero che nei scorsi giorni aveva danneggiato molte autovetture in sosta, non otterranno il risarcimento. Lo dicono le assicurazioni che argomentano il fatto che il giovane autore dei danni è identificato e dunque i proprietari delle auto possono rivalersi su di lui. I particolari da Davide Gambardella. Una matassa tutta da sbrogliare, fatta di burocrazia, assicurazioni, denunce e controdenunce che sembrano non portare da nessuna parte. La domanda dei cittadini però resta: chi pagherà i danni provocati dall'immigrato di 24 anni con problemi psichici che la sera del 16 agosto seminò il panico a Isernia distruggendo almeno 6 auto? La palla adesso passa alla prefettura, interpellata dai responsabili della struttura d'accoglienza di Via Berta. È di certo un unicum, almeno per Isernia, quello che si è verificato davanti all'hotel che ospita gli immigrati. I centri d'accoglienza sono infatti assicurati per i danni causati all'interno delle strutture, ma non all'esterno ad altri cittadini. E in questo caso specifico le assicurazioni non coprirebbero il danno. A rivelarlo il proprietario di una delle auto vandalizzate dal 24enne. L'assicurazione gli ha fatto notare che la polizza contro gli atti vandalici in questo caso non può coprire il danno, in quanto la casco scatta soltanto quando il soggetto alla base degli atti di vandalismo è ancora non identificato. Spetta adesso alla prefettura di Isernia cercare di capire come sciogliere questa ingarabugliata vicenda. Oltre alla richiesta di venire incontro a chi ha subito i danni, c'è anche quella di allontanare dal capoluogo di provincia il 24enne. Attualmente ancora sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, ma che dovrebbe invece rientrare a Isernia. E vi ricorderete della perdita d'acqua in contrada Feudo di cui ci eravamo occupati qualche giorno fa. I residenti ci avevano segnalato che c'era una condotta spaccata e l'acqua scorreva a rivoli, come si vede anche da queste immagini. I vigili urbani a Campobasso hanno fatto diversi controlli, segnalazioni all'ufficio tecnico del comune che ha verificato il guasto. I residenti rimasti con i rubinetti a secco hanno più volte contattato la Grim. Dopo 4 giorni la situazione è quella che vedete in queste foto che un residente di Contrada Feudo ci ha inviato. La strada è stata riparata più a monte, ma si è aperta una nuova falla più in basso e dunque l'acqua della conduttura continua ad andare persa. Apriamo la pagina delle manifestazioni dell'estate. Il giorno dopo il rinnovato successo di Frammenti d'Antico a Bagnoli del Trigno è tempo non soltanto di bilanci ma soprattutto di analisi. Dallo scorso anno infatti viene monitorata la manifestazione con dei profili statistici. Il pubblico che prende parte all'evento si conferma come motivo di attrazione anche turistica. Ce ne parla Giuseppe Carriera in questo servizio. All'indomani del successo, confermato anche in un quadro meteo non propriamente favorevole, Frammenti d'Antico per il secondo anno consecutivo si affida all'analisi effettuata dal giornalista Roberto Colella, esperto in dinamiche turistiche, per dare rilevanza anche statistica a un evento che diventa motivo di incoming di assoluto rilievo per il Molise. 1000 questionari di intervista somministrati dal pubblico presente hanno confermato una tendenza marcata, la presenza dei giovani tra i 20 e i 40 anni, il 40% in crescita importante rispetto ai dati dello scorso anno, che confermano un appeal transgenerazionale. Nel pubblico anche un 20% di persone tra gli 60 e gli 80 anni. Dai 1000 questionari vengono anche i numeri di provenienza del pubblico. C'è molto Molise, il 68%, Lazio 24%, in crescita la Campania pari al 5%, ma molti hanno seguito anche altri itinerari prima di arrivare a Bagnoli del Trigno. Noi veniamo da Bologna, quindi già il fatto di stare qua per noi è una realtà nuova, genuina, e quindi è tutto estremamente bello perché è tutto estremamente semplice. Come mai da Bologna qui? Allora, io sono originario di Vasto dai miei genitori, quindi siamo venuti, c'era la pubblicità in TV. Io vengo da Roma, però nativo di Schiavi d'Abruzzo. Mio figlio veniva sempre e mi ha convinto a venire quest'anno. Se piace ai giovani vuol dire che è la via giusta. Per noi questa festa vuol dire casa, vuol dire famiglia, noi siamo affezionatissimi.
I nostri genitori sono stati bravi a trasmetterci questi valori, così come i nostri nonni. Continueremo negli anni a venire a Bagnoli, a venire nel Molise, perché questa terra è ricca di valori. Noi siamo bagnolesi di origine, ma veniamo da Roma. È il nostro paese, la nostra terra, sono le nostre radici. Torniamo all'analisi. È evidente che Frammenti d'Antico mette in moto turismo che vive il Molise per più giorni. Nei 1000 questionari il 52% del pubblico extraregionale dichiara che ha pernottato in regione almeno per due notti, il 31% per tre notti, ma è significativo il 17% di turisti che hanno vissuto il Molise pernottando almeno 5 notti. L'analisi arricchisce il lavoro di un gruppo, quello della Compagnia di Cultura Popolare La Perla del Molise, presieduta dal dottor Franco Mastrodonato. Una realtà che continuamente unisce l'esperienza dei membri storici all'entusiasmo dei più giovani. Un esercito di quasi 500 persone che dedicano gran parte delle loro vacanze alla realizzazione di un evento così complesso. Tanta gente è rimasta, tanta gente è venuta e a sentire i complimenti, tutta soddisfatta, non ci sono stati problemi di nessun tipo e quindi veramente grossa soddisfazione. Ringrazio Paola Donofrio, la stilista, per i costumi, ringrazio tutti i collaboratori della Compagnia di Cultura Popolare che si sono adoperati veramente fino all'estremo per portare a termine questa manifestazione. Ringrazio Telemolise chiaramente per averne dato notizia e per aver dato il giusto sostegno al nostro operato. Domenica a Boiano parte la preparazione alla solennità di San Bartolomeo Apostolo, patrono dell'Arcidiocesi di Campobasso e Boiano. Dopo la messa solenne prevista alle 11, nel pomeriggio alle 19 nella chiesa di Sant'Erasmo ci sarà il pontificale solenne alla presenza dell'arcivescovo Biagio Colaianni e delle autorità civili e religiose. A Santa Croce di Magliano si è tenuto il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Molise. La Chiesa Madre ha accolto appassionati e curiosi, regalando una serata all'insegna della grande musica classica. Il servizio di Francesca D'Anversa. Quanta professori d'orchestra sotto la magistrale direzione del direttore Mimma Campanale hanno dato vita a un'esecuzione impeccabile eseguendo celebri composizioni della musica classica come Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni e Puccini. Il concerto che si è svolto nella Chiesa Madre a Santa Croce di Magliano ha attratto un pubblico numeroso tra appassionati e curiosi ed è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale ed è stata anche l'occasione per ricordare i 100 anni dalla morte di Puccini. È un evento straordinario per la nostra comunità. È un passo importante, il primo, sperando appunto che anche per i prossimi anni possiamo riproporre un evento di tale importanza. Musica per le nostre orecchie sicuramente. E Mimma Campanale, che è una direttrice, un direttore di fama già internazionale, europeo sicuramente, con noi ormai ha un partenariato importante, normalmente lei ci dirige la musica contemporanea, questa serata dirigerà musica classica, quindi sul sinfonico pure, e devo dire è qualcosa di veramente eccezionale, bisogna sentirla. Sì, mi è capitato di dirigere più volte questa orchestra, appunto in programmi di musica contemporanea, e oggi sono felice di essere qui in questa nuova città per me e credo anche per l'orchestra a proporre questo programma sinfonico di, tratto da opere e dal repertorio sinfonico italiano principalmente. Si è svolto invece a Pietrabondante il certame di poesia dialettale che ha riscosso notevole successo di pubblico e di partecipanti, presenti 12 poeti dialettali, fra cui anche una poetessa abruzzese di Vasto e il professore Angelo Maria Di Tullio, delegato regionale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali. Ospiti della manifestazione, il maestro Tiziano Palladino, che si è esibito con il suo
mandolino barocco in una location suggestiva. E dopo 40 anni di assenza si sono ritrovati a Boiano per condividere quello spirito alternativo che li aveva uniti da ragazzi. Sono i Pentri che hanno ricevuto in un concerto il tributo di amici e pubblico. Sentiamo Stefano Ricci. Ricordo che più universale non si può, quello di riunirsi dopo una vita per rivivere emozioni giovanili, sia in un gruppo teatrale, una squadra di qualsiasi sport o una band musicale. Non c'è nessuno che non ne abbia avuto parte un tempo e che ogni tanto sogni con quell'idea di tornare di nuovo a riunirsi. A Boiano ci sono riusciti i Pentri, acclamati da quel pubblico di amici e sostenitori che 40 anni dopo è ancora lì con loro a celebrare oggi come allora quella volta. Voglia di sognare ed essere alternativi. E così venne fuori questo gruppo, con la batteria di De Socio, la chitarra mia, la chitarra di Peppe, il basso di Peppino e la voce di Tonino Colacci. Nacquero i Pentri. Si chiamavano così perché lo decidemmo una sera davanti al caffè dei Pentri. Come ci chiameremo? Come non ci chiameremo? I Pentri. Ed è rimasto questo. Poi è stata una storia lunga, 20 anni. Per ciascuno di loro l'emozione dei ricordi, ma anche di un percorso che non li ha più lasciati. Fondatore, insieme ad altre persone, tipo Giancarlo Marra, Peppe Parente, Priolo Giuseppe che non c'è più, e poi c'era un altro signore, molto praticamente quello che ha insegnato le chitarre, e mi ha anche insegnato a suonare la batteria, perché all'epoca facevamo pezzi, diciamo, un po' più sofisticati del pop. Facevamo All of Me, McKnife, Una ragazza di Ipanema, e tutti brani molto, molto sofisticati. Quando poi io sono arrivato al pop, era una sciocchezza suonare quelle canzoni. È una serata speciale per me, ma penso anche per i miei amici che rivivono questa sera tutti quei momenti belli e emozionanti degli anni 70. Abbiamo cominciato con piccole cose, chi tiene una chitarra, chi un tamburo, un basso, quindi le cose proprio grezze di quel tempo. Questa sera le riviviamo in una maniera fantastica, quindi ci sfideremo con questo palco. È un percorso di vita che ho condiviso con tanti di questi ragazzi quando ero adolescente essenzialmente, poi la vita ha preso altre strade, quindi sono felicissimo stasera. A San Giovanni in Galdo è tutto pronto per la 14ª edizione della Festa del Morrutto. Oggi in paese, momento clou, sarà il concerto di Roberto Angelini e Pier Cortese che si esibiranno alle 21 nella piazzetta del centro storico. E andiamo a Baranello dove si sono rivissuti le atmosfere di due secoli fa. È stato riproposto il matrimonio dell'Ottocento, organizzato dalla Compagnia di Cultura Popolare Le Bangale. Ce ne parla Marta Martino. Comincia con il trasporto del corredo la rievocazione del matrimonio di un tempo a Baranello. Da anni ormai la compagnia Le Bangale fa rivivere questa importante pagina di storia del Molise, osservando minuziosamente tutti i passaggi di quello che le ragazze di Baranello dovevano vivere e a cui dovevano sottostare per passare dalla condizione di donna nubile a quella più prestigiosa di donna sposata. Uno status che però non le rendeva libere. In una famiglia fortemente matriarcale, la donna sposata entrava nella famiglia del
marito e doveva sottostare al volere della suocera. E il rituale del matrimonio sottolinea molto bene proprio questo passaggio da una casa all'altra, da una famiglia all'altra, il corteo della dodda, ossia la dote, è il momento più significativo della rievocazione dell'ubangale. Le donne del paese, nei loro splendidi costumi, portavano sulla loro testa ceste contenenti la dote della sposa, attraversando tutto il paese. La suocera attendeva sull'uscio insieme alla sarta e al banditore, che elencava uno per uno i pezzi del corredo, verificando che ci fossero tutti. Condizione indispensabile, la mancanza di un solo pezzo avrebbe mandato all'aria il matrimonio. Verificata la dote, si passava ad approntare il letto nuziale e di questo se ne occupavano le madrine della ragazza, mettendo una bambola al centro come augurio di fertilità alla sposina. La rievocazione di Baranello continua poi con il corteo della sposa, partendo dal viale del municipio, arrivando alla chiesa di San Michele Arcangelo. I due sposi passano sotto un ponte fatto di coperte antiche, dove vengono attaccate bambole, soldi, fiori, e tutto ha significato preciso. Anche questo è un atto di sottomissione della sposa alla suocera. Il matrimonio in chiesa rende visibile il passaggio di stato della donna da nobile a sposata. Le viene tolto dalla testa il fazzoletto e le viene consegnata una mappa ricamata. La celebrazione del rito del matrimonio ha visto come gruppi ospiti quest'anno arrivati dal Kenya, dal Venezuela, dalla Valle del Comino, da San Gregorio Magno e dalla provincia di Pescara. Prima di salutarci vi facciamo vedere le foto di due cani. Cominciamo con il primo, che si è smarrito nel boschetto di via Montegrappa a Campobasso. Si chiama Bruno, è un meticcio, come lo vedete, rosso, ha un microchip, è anziano, vede poco e non sente, è conosciuto da tutto il quartiere e i proprietari sono in apprensione. Chiunque lo abbia trovato o ne avesse notizie può mettersi in contatto con la redazione. Vi facciamo vedere l'altra foto di quest'altro cane, che invece si chiama Manuel. Come vedete dallo sguardo, insomma, è intimidito, è stato accalappiato al bar Europa a circa un anno. L'appello arriva infatti dal canile di Campobasso. Si affida ed è vaccinato, ha il microchip ed è stato castrato. Chi volesse prendersene cura può mettersi in contatto con noi di Telemolise. Abbiamo concluso l'edizione delle 14 con questi due appelli per i nostri amici cani. Vi aspettiamo agli aggiornamenti tra poco più di mezz'ora. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.